disperata, però diciamo, abbiamo creato una buona classe dirigente. Nel tennis in Italia non si fa punto. Si cerca di lavorare a tutti i livelli, di misurarsi sui dati, sui risultati, esattamente come fa Jannik e gli altri ragazzi. Quando vanno bene siamo contenti e cerchiamo di aumentare ancora di più i risultati, quando vanno male cerchiamo di capire che cosa abbiamo sbagliato, come fa Jannik, cerchiamo di allenarci e di lavorare su di lì. Credo che siamo stati molto fortunati prima con le nostre straordinarie ragazze tra il 2006 e il 2015, adesso abbiamo dei ragazzi incredibili che sono dei campioni, ma sono campioni dentro e fuori dal campo, che sono bravi ragazzi, sono ragazzi per bene, hanno dei grandi valori e soprattutto è incredibile come riescono a comunicare. Guardate quanta gente c'è qua ad aspettare. Per noi, devo dire, è stato un grande colpo di fortuna e eccezionale la nostra storia. Molto raramente abbiamo trovato dei grandi campioni che fossero anche dei personaggi così positivi, forse è successo in altri sport. Noi, per noi è una prima assoluta e ci consideriamo veramente tanto fortunati. Presidente, questa giornata può essere vista anche come un inizio, visto che in questo weekend torna la Coppa Davis, lei guarda sempre avanti, si è chiusa questa pagina meravigliosa tra Australian Open e Coppa Davis ed è un modo per cominciare a impostare nel 2024. Cosa si aspetta da questa stagione? Ma guardi, cosa mi è abbiamo già superato più di quello che mi sarei aspettato, nel senso che già il 2023 è stato un anno incredibile, ho cominciato dicendo speriamo di riuscire nel 2024 a fare almeno la metà di quello che abbiamo fatto nel 23, dopo un mese abbiamo fatto addirittura di più. E allora ho fatto un conteggio per Jannik, 22 anni, Djokovic ne ha 37-38, c'è una differenza di 15 anni, ogni anno se Dio ci dà la salute, si giocano 4 tornei gli internazionali d'Italia, le ATP Finals, la Coppa Davis, qualche volta le Olimpiadi, diciamo 15 per 8 fa 130, diciamo facciamo un po' di meno, qualche volta non li giocherà tutto, ci sono tra 80 e 100 occasioni di poter tornare dal Presidente della Repubblica per ripetere questa festa, quindi io credo che a differenza del passato del tennis italiano, quando siamo riusciti con grandi campioni a vincere gli Slam, ma sono stati l'apice di un ciclo e della carriera di un giocatore, io credo che qua la situazione sia capovolta. Noi oggi stiamo iniziando un ciclo incredibile, impensabile, che renderà il tennis italiano protagonista nel mondo. Grazie a voi. Presidente, scusi, per gli straordinari successi sportivi gioiscono non solo gli italiani in Italia, ma anche gli italiani all'estero che io rappresento. Quindi vorrei da parte sua insomma, un commento. Gli italiani all'estero, ecco. Giocatori così, credo che in tutti i continenti, tranne l'Africa, avranno tante occasioni quest'anno per seguire i nostri connazionali. Erano a Melbourne insieme all'ambasciatore e alla console e mi hanno detto che la popolazione italiana residente a Melbourne era in uno stato di estasi e di felicità che non avevano mai riscontrato. Ok, grazie e complimenti, grazie.